forza di accettare questo regolamento. Certo non è perfetto, non è il massimo, ma è proprio una cosa tangibile che è venuto dall'ospite che è stato fatto qui in qualche maniera. La seconda cosa, per la trasparenza, no? Noi chiediamo sempre trasparenza. Io prima volevo sapere quali associazioni avevano risposto positivamente. Io faccio parte dell'associazione Cittadini per i Cittadini. È arrivata una telefonata ieri a Elsa Bruno, la quale sta venendo, quindi lo confermerà lei, e noi come associazione non abbiamo, a parte l'abbiamo appreso qui, ma noi non abbiamo preso nessuna decisione rispetto a questo. Quindi per trasparenza dell'assemblea, l'associazione Cittadini per i Cittadini non ha risposto sull'invito delle due persone.